Una buona mattinata, visual ascoltatrici, visual ascoltatori di Lecco FM. Ci troviamo al Bione, dove ormai da qualche settimana è stato allestito un drive-thru, ovvero una struttura che appunto permette l'effettuazione dei tamponi. Sono di Lecco FM, sono in diretta. Sono una giornalista di Lecco FM, sono in diretta, sto facendo una diretta. Ecco, naturalmente gli operatori sanitari stanno insomma controllando un po' la situazione. Ecco, come dicevo, sono appunto al drive-thru al Bione, dove si stanno continuando a svolgere ormai da qualche settimana i tamponi rapidi appunto per la popolazione scolastica. Ecco, siamo qui oggi per insomma testimoniare un po' quella che è una diminuzione dell'afflusso di persone che stanno giungendo ad effettuare il tampone, complici naturalmente la chiusura delle scuole. Lo ricordiamo ormai da diverse settimane, sono in didattica a distanza tutti gli studenti e le studentesse a partire dalla seconda media, quindi questo naturalmente ha contribuito a una diminuzione dei contagi proprio negli istituti scolastici e quindi un conseguente diminuzione appunto delle persone qui presenti. Stamattina sono appunto in coda, possiamo vedere, insomma, mantenendo la distanza per tutelare la privacy delle persone, sono in coda appunto meno di 10 automobili, quindi insomma un numero particolarmente ridotto rispetto a quelli a cui siamo stati abituati nei giorni scorsi. Ecco, quindi sicuramente questo aspetto da sottolineare. E in aggiunta c'è appunto, per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi rapidi, una novità insomma dell'ultima settimana, di mercoledì nello specifico, ovvero la Regione Lombardia, nella persona dell'assessore al welfare Gallera, ha emanato le linee guida per i medici di base, i medici appunto che possono effettuare i tamponi rapidi, i tamponi test antigenici appunto nei propri studi. Un documento appunto di linee guida che appunto particolarmente ricco di prescrizioni, di norme. Naturalmente stiamo parlando appunto di studi di medicina che dovrebbero ospitare appunto persone potenzialmente positive. Ecco, e quindi è difficile, ecco, se si sottolinea un po' questa condizione dei medici di base, è difficile insomma trovare degli spazi adibiti alla effettiva tamponatura delle persone. Ricordiamo, tra le varie norme, il luogo appunto deve essere abbastanza ampio per poter consentire un distanziamento tra le persone all'interno degli studi, perché ricordiamo il test rapido, appunto come vuole il termine, prevede un esito appunto rapido del tampone. Quindi le persone aspettano 15-20 minuti appunto l'esito stesso del tampone, quindi devono esserci degli spazi abbastanza ampi per poter accogliere le persone e mantenere il distanziamento sociale, così come gli aspetti che riguardano la sanificazione a seguito appunto della tamponatura. Ecco, tutti questi aspetti rendono naturalmente più complicata l'effettuazione dei tamponi per i medici di medicina generale, che però al momento pare, ci viene detto dalla TS, c'è già qualcuno insomma qui a Lecco che sta provvedendo appunto all'esecuzione dei tamponi. La stessa TS appunto sta verificando che tutte le norme siano effettivamente rispettate, ciò che insomma lascia un attimino incuriositi appunto è il fatto che al momento non è ancora giunta da nessun medico di base una richiesta appunto, non è pervenuta alla struttura qui del Bione nessuna richiesta da parte dei medici di base di poter utilizzare questa struttura che appunto per la disposizione, per come è disposta, permetterebbe appunto di appunto saltare tutti quegli ostacoli, tutte quelle difficoltà legate alla sanificazione, rispetto del distanziamento e via dicendo. Quindi io chiuderei qui, insomma, la situazione appunto per fortuna si sta stabilizzando, ripeto, le macchine non sono particolarmente numerose quest'oggi, ormai da qualche giorno qui al drive-thru allestito dal Bione. Ecco, vediamo appunto gli operatori sanitari stanno continuando ad operare ormai da diversi giorni. Naturalmente continueremo a monitorare un po' la situazione, come procederà nei prossimi giorni, anche per quanto riguarda la questione dei medici di base. Al momento dal Bione, qui dal drive-thru allestito dall'Aeronautica Militare, è tutto. Noi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti i nostri visual ascoltatori e ascoltatrici.